possiamo proseguire da questa parte. Eccoci arrivati. Subito la boss fight? No, per fortuna no. Timmy? Ok. Sarà un attimo. Andare avanti. And what of the crimson chin? I don't know, what about him? That was a rhetorical question, Cosmo. Well, I don't speak rhetoricalese. Io non parlo retoricalismo. Allora, i soldi si trovano... Non vedo. I soldi si trovano là sopra e basta. Tutto il rimbombo. Senti anche com'è fatto bene tutto ciò. Aspettiamo. Calmo. Troppo. Prendiamo la moneta. Non ci siamo arrivati mai. Ok, con calma. Ora ci dovrei riuscire ad arrivare. Però sono caduto in acqua, ovviamente. Ecco fatto. Allora, scusa un attimo però, ma io lì ci arrivo con il fuoco? Non ci ho provato, effettivamente. Non ho fatto neanche un tentativo. Sì che ci arrivo. Ecco fatto, tutte le monete prese. Che tra l'altro, prendendo le monete qui, non dovevo neanche, in sostanza, passare per il carburante, perché il triangolo non va da solo. Bravo Timmy. Eccoci arrivati dall'altra parte. Allora, prima di tutto, prendiamoci le stelline. Ah, ma mi attacchi tu, Ecco fatto. Allora, con calma che non ho idea di come evitarlo. Ah, ma mi passa anche attraverso gli oggetti. Ma perché no, tanto. Voglio dire. Allora, prima di tutto cerchiamo di evitare. Come? Ma scusami. Ah, forse ho schiacciato triangolo io qua. Qua è colpa mia. Ecco fatto, presi altri soldi. Prendiamo di nuovo il carburante e torniamo indietro. C'è altra roba nascosta qui? Allora, nascosta non so, ma sicuramente si passa anche da questa parte. E abbiamo trovato un'altra stellina. Grazie. Siamo a 2 su 3. Ci manca solo un'ultima stella verde per poter passare. Mi chiedo se quel coso lì io debba ucciderlo oppure no. A rigor di logica direi di sì, a rigor pratico non lo so, cioè non saprei come farlo. Attiriamo la sua attenzione e passiamo dall'altra parte. Ecco fatto, prendiamo il pogo e andiamo a prendere quella che è l'ultima stellina di questa parte. We could use something to defeat H2Olga's disturbing hench things. They're made of water, so wish for a giant curly drinking straw. Cosmo, don't encourage Timmy to drink evil doer. I know, I wish I had a freeze ray. Vabbè. Plenty of scope for bad puns. You got it. Un raggio congelante ci sta. In keeping with your identity, we made it come out of your chin. Vabbè, giustamente. Guys, you're the best. Anche se copre molta di quella che è la visuale di Timmy in realtà, però se lui sta bene. Ma dai, salta Timmy però. Ma rimane congelato per sempre? Giustamente. Oh, guarda, lì c'è una moneta. Fermo un attimo, e chi l'ha vista quella? Ma che stronzi, come te le nascondono bene le cose, però. Guarda lì. No, Timmy. E niente. Ah, però il tipo si è scongelato. Tiè, becca. Che tra l'altro lì mi sa che ci posso arrivare giusto giusto con l'elicottero. Non vorrei che ci sia altra roba nascosta in questa parte, ma
Ipotizzo di no. Eccoci qua, finalmente siamo di nuovo sull'ascensore. Finalmente. Ci è voluto un po'. Il tempismo con cui lui si scongelava e quello che l'ascensore se scendeva erano abbastanza diversi l'uno dall'altro. Eccoci qua, finalmente. Prendiamo l'elicottero. Perché dai, non è propriamente un... Ok, pensavo di essere tornato di sotto. Meno male. Non è propriamente un aereo, visto che c'ha l'elica. Ed ecco giù l'acqua. Ok. Ok, ok, ok. Quindi se io avvicino questa cassa qui, prendo sicuramente la cesta. Ma probabilmente devo spostarla qui per avvicinare qui l'altra cassa e passare poi dall'altra parte. La mia voce però. Ecco fatto, posso tirarli per fortuna. E ora lo spingiamo, come ho detto, fin qua in fondo. Che tra l'altro questa è una cassa palesemente di metallo. Palese. Come fa a galleggiare? Vabbè, questo è un dettaglio extra, però giustamente io me lo chiederei. Spostiamo questo qua e lo mettiamo qui. Perfetto. Beh, giustamente. Riapriamo l'acqua. Ecco fatto. Ci arriviamo? Direi di sì. Direi che non c'è nessun tipo di problema. Torniamo da questa parte. E ora si vola verso la prima cassa. Ecco fatto. E... oh, calma. Prendiamo la prima cesta. Il clip. Non me l'aspettavo, pensavo monete, io sincero. Pensavo che sarebbero state delle monete. Allora, lì però c'è un'altra cesta. Dicevamo, qui c'è un'altra cesta che quella probabilmente terrà o dei soldi o degli sticker. Robot, giustamente. Molto generico. Come siamo messi con i collezionabili? Vediamo. Siamo a 140 monete, una foglia di quadrifoglio, però abbiamo trovato subito il videoclip e 3 sticker su 6. Mi sembra tutto molto poco rispetto a quello che abbiamo fatto. Mi sembra che siamo quasi già alla fine del livello, ma... ah, ecco. Forse troviamo tutto ora. E calmi. Ecco fatto. Soldi, 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 vieni a me. Ma dai! Ecco fatto. Vediamo con il fuoco. Ma io posso congelare i nemici? Ah, ecco, guarda. Come lo raggiungo questo? Forse... no, non mi posso clippare qua. Avrei voluto provare a clipparmi sulla porta per poi risaltare, ma non si può. Forse serviva congelare uno dei nemici. Forse bisognava congelare un nemico, saltarci sopra e poi prenderla. Proviamo a morire. E i nemici non respawnano, no. Dannazione. No, se perdiamo quella cesta per questo ci rimango male. Ci rimango abbastanza male se la perdiamo per questo. Aspetta che non ho visto se qua c'era qualcosa. Allora, prima di tutto, qui c'è qualcosa. Vieni qua. Ecco qua, vediamo. Credo di no. Perfetto. Ecco. Fatto. No, se perdiamo quella cesta solo per sta cagata, ci rimango letteralmente male. Ecco qua. Qua cosa abbiamo? Dei soldi nascosti a caso in un buco quadrato. Vediamo invece. Mi sembra di aver visto una foglia di quadrifoglio, io sincero. Però non la vedo più. Ok, riattiviamo l'acqua. Saltiamo sui barilotti e andiamo dall'altra parte. Eccoci arrivati. Ti prego, fammi arrivare là. Fammi arrivare là sopra, ti giuro. Sarei contento se mi ci fai arrivare. No, dai, ti prego. Non ci posso arrivare neanche volando, neanche facendo il giro così, perché non ho abbastanza carburante. Dannazione. A meno che... a meno che non ci sia una zona più in alto, ma... non è così, purtroppo.
Oh, di nuovo i cosi qua da congelare. Pistons check. Floating platforms all present and clear. Ok, allora fammi congelare un attimo questi cosi cadendo in acqua malamente. Allora, scongelati tu. Ricongelati. No, ho preso quello sbagliato. E no, e dai, scivola. Preso uno, preso due, preso tre. Ecco fatto, perfetto. E prendiamo anche questo. Yes, un altro pezzo di vita. Lì c'è qualcosa, mi sembra di no. Qua però ci sono dei dindini. Grazie. Oh, calmo. No, ti prego. Ok, perfetto, non devo rifarmelo tutto. Ecco fatto, perfetto. Ci arrivo? Oh no, devo andare a tempo con quello. No, ti prego. Scendi. No, e dai, devo prendere i tempismi giusti e non si incastreranno mai. A meno che... ah, ecco, devo andare di qua, perfetto. Stavo giusto dicendo, a meno che non devo andare su quell'altra piattaforma lì. Meno male che non è stato così, dai. Girala di qua. No, no, no. Perché mi sono lanciato nel momento in cui ormai stava già salendo. E lì avevo capito che non ci sarei arrivato comunque. Usiamo l'elicotterino anche da questo lato. Perfetto. Dai, siamo arrivati in cima, per fortuna. Mi urta tantissimo aver perso... questo? Ah, è Crimson Mentone. Ciao. Crimson Chin, are you okay? Oh, I'm fine, Cleft. Just tired from straining to be free. Madonna, poverino. Wow. H2 Olga really did sap your chintastic powers. Have you ever read this comic? That happens all the time. Duh. Must stop H2 Olga. Maybe you should free him, Timmy. You can't fight Olga in your condition, Chin. Leave her to me. Condition? What condition? He's a fully grown man, and you're just a 10-year-old boy. Thank you for your concern, Captain Cosmo. But I am so used to my powers, when they're stolen, it feels like a really mild dose of flu. Vabbè. So you see, Cleft must battle in my stead. It's perfectly normal, Cosmo. The whole point of sidekicks is to fill in when powers get lost. Ovviamente. O essere uccisi brutalmente per far potenziare il protagonista principale. Ok, pensavo di poterlo congelare, almeno per tipo salire. Allora, prendiamo di nuovo il pogo. Sticker, ovviamente. Crimson Mentone. Vediamo, c'è altra roba qui. Mi urta tantissimo aver perso quella cassa, però. Mamma mia. Altro sticker? No, altri soldi. Mi urta perché la vedo da qua, cioè so che è lì. Guardala. È lì nascosta, santo cielo. Fastidio. Andiamo ad uccidere H2 Olga. Qui c'è qualcosa? Ovviamente no. Questo? What sort of word is that? Talk like a superhero when you're wearing a cape. Ah, ok, pensavo fosse chissà cosa, invece era solo un nemico qualsiasi. Perfetto. We passed a room like this on the floor below. I remember, you have to inflate the elephant with the foot pump. Wait, that's not right. Allora, calmi tutti. Allora, proseguiamo di qua. Sembrava che il livello fosse finito effettivamente, invece... scusate, singhiozzo. Invece guarda quanta roba che c'è ancora da fare. Qua posso passare? Incredibilmente posso entrare dentro il tubo. Questo vuol dire che ci posso anche uscire? Potrebbe essere un'idea, effettivamente. Allora, qui non abbiamo il blocco ancora. Questo vuol dire... che non possiamo passare da questa parte per adesso. If the water drops in here, where does it go? I'm guessing Canada. Fammi indovinare, è in Canada. Ma poverino Cosmo. Allora, vediamo se ci arrivo. Ah, proprio per poco così no, eh. Proprio per tanto così non ci siamo arrivati. Comunque. Allora, quindi abbiamo abbassato l'acqua qui. Questo vuol dire che possiamo spostare la roba.
Ecco fatto, bello fino in fondo. Vediamo da questo lato se ci sono monete. Ovviamente ci sono monete, grazie. Anche se ormai sono deluso dal fatto che non potrò completare questo livello al primo giro, perché una cesta l'abbiamo persa. Ottimo. Abbassiamo di nuovo l'acqua. Torniamo di nuovo indietro. No, di qua, Timmy. Eccoli la cassa, infatti. Allora, no, da questo lato, Timmy. Ecco qua, con calma. E passa dall'altra parte. Bravissimo. Ora ci sono queste pedane. Dobbiamo beccare al momento giusto questa qui centrale. Aspettiamo che si abbassa. Perfetto. Allora, questa qui che si alza. Mi cambia qualcosa? No, ottimo. Oh, calmo. Ecco fatto. Andiamo a distruggere questo coso qui. E non capisco perché si... cioè, perché sia, boh, diverso. Nonostante alla fine basti una culata. Cioè, sembra veramente un nemico che devi congelare, ma che in realtà non serve farlo. Quindi, prendiamo di nuovo il fuoco stick. Prendiamo questi soldi che purtroppo ne hai persi un paio, quindi il livello te lo devi rifare. E io ti dico scordatelo. Ok, di qua non posso passare, peccato. Quindi buttiamo giù la cassa da questa parte, Timmy. Ma stavo ancora volando. La portiamo fino a dove il gioco vuole che gliela porti. Ecco fatto. Bello fino in fondo. Attiviamo di nuovo l'acqua, ma questa volta con la cassa che galleggia. Ottimo. Cica 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 cica. Aspettiamo che si ricarichi. Cica 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 cica. C'è di nuovo il mostroide d'acqua. No, c'è questo qui. Tutto questo per una cassa? Ah, ok, no. Perfetto. Si prosegue. Di qua non c'è nulla. Quanto è lungo ancora sto livello? What do we do when the crates aren't high enough? Feed the elephant peanuts? Uccidiamo robotino. No, vieni qua, bravo. Uccidiamo coso d'acqua. No, 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 aspetta, fermo, fermo. Ah no, ok, pensavo mi servisse per salire sopra quelli, ma in realtà non ci serve. A differenza di quell'altro che come fai a saperlo che devi congelarlo? Ah ah, no, invece l'hai ucciso. Dannazione, ma i robot posso congelarlo, dite? Vediamo. Sì, posso congelarlo. Ma ovviamente finché sono congelati non ci puoi fare nulla. Qui c'è un bottone. Ah, ok, sto dicendo, cosa sta succedendo? Ecco cosa. No, è da tempo. Dammi i punti di vita. Ecco fatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh, no, 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 calmo. Ecco fatto. Uff. Qua c'è una stanza. Ok, qua c'era solo una cesta, scherzavo. Con uno sticker col blob. Bene. Questo è vero. Non ne vale propriamente la pena per prendere tutta sta roba. Prendiamo il pogo. Ecco fatto, dovremmo essere arrivati finalmente. Aspetta. Roba da prendere? No. If memory serves, H2O goes through that door. Ooh, will memory serve me breakfast? French toast, please. French toast. Sapete che io li ho provati a fare una volta i French toast. È una cagata per prepararli, per carità. Sono caduto. Però, cioè, ok, dipende anche da che formaggio usi alla fine, perché se no. Saliamo qua sopra. Perfetto, bravo Timmy. Con una precisione che sinceramente non mi aspettavo. Ecco appunto. Eccoci di nuovo qua. Ed ecco qui un'altra cassa. Uff. Con un bel po' di soldini, meno male.
certo che saltare sopra i ventilatori col pogo stick rende tutto molto più complesso inutilmente, purtroppo. Saliamo qui anche col singhiozzo. Aspettiamo che questo gira. Perfetto. Dai che prendiamo anche queste ultime monete, anche se ormai ciaone al completismo di questo livello. E si prosegue in questa direzione salvando. Congeliamo questo coso qua. E finalmente si prosegue probabilmente nella parte finale. Ma quanto va? Stava laggando. I have almost absorbed enough water into myself to extinguish the Crimson Chin's power. Ah, beh, sicuramente. She's huge and overtly melodramatic. Cannot defeat the power of the Phoenix Egg. Oh yeah, that's what we can. Allora ti congelerò a morte. So we're just gonna take care of these two ogres and get out of here, right? You said it, Captain Cosmo. It's flickering time. Okay. Dobbiamo ucciderla, non so come fare, quindi probabilmente non è lei l'obiettivo primario, perché sei scivolato, stronzo. Ecco fatto. Ora sfuggirò alle tue malefiche grinfie, H2 Olga, che tra l'altro, ah, mi sta seguendo con lo sguardo, dicendo, non mi sta cagando neanche di striscio. Intanto proseguo da questa parte, aspettiamo che l'acqua finisca. Ed ecco qua un bottoncione. No! Le fogne, no! Da. Ok. Come faccio ad arrivare là? Devo proseguire in cotesta direzione. Per fortuna ha solo 3 switch e solo 3 tacche di vita. Aspettiamo. Ora mi punta. No, ma stai anche lì a guardare mentre cerco di ammazzarti, eh. Non mi tirare tipo, che ne so, palle d'acqua. Te la butto lì. O lanciarmi contro dei nemici. No? A parte sti cosi qua che mi fissano solamente. Ok. Ecco qua, altro bottone. Che tra l'altro la stiamo uccidendo lentamente. Cioè la stiamo annegando nella fogna. Cioè la stiamo uccidendo sta povera donna. Però sta diventando sempre più grande. Poverina. Madonna mia. Sta distruggendo tutto. Tutto si sta distruggendo. Allora, calmi tutti. Dove devo andare? Sempre più in alto? Sempre più in alto. Ok. Aspettiamo che l'acqua finisca. Ecco. Oddio, stavo scivolando. Malissimo. Però questo ad ora è la boss fight più semplice che stiamo affrontando. Ecco fatto. Cioè alla fine è solo un percorso, schiaccia bottoni e non fare altro. Fine. E niente, sono scivolato. Oh no, devo rifarmela tutto da qua. Mentalmente cosa stava succedendo? Io l'avevo colpita con... colpito, il coso lì, con il mio colpo di ghiaccio, e quindi sono saltato in automatico, quando in realtà l'ho mancato e quindi ho fatto il salto per nulla. Aspettiamo l'acqua. Ecco fatto, ok. Ecco qua, stavolta ti ho preso. Aspetta. Ecco fatto, stavolta ti ho preso, stronzo. Aspettiamo l'acqua. Ecco fatto. Saltare mentre sei in alto non è facilissimo. Eccoci arrivati alla parte più in alto, dove svuoteremo l'ultimo coso tossico nel corpo di sta povera vecchia. Poveraccia.
La giustizia è prevalso e gli abbiamo buttato addosso dei rifiuti chimici. Ma perché no? You're a washout, Ichiroga. Hey, good cheesy line, Timmy. Keep it up. Please, no. Sì, esatto, non buttatemi altri rifiuti tossici addosso. Once again, Cincinnati owes you a debt of thanks. It was nothing, Chin. But we better get these superpowers out of this egg and into your jaw. Yeah, we don't want pieces of Chin in our muffin. I'll ignore that cryptic comment, Captain Cosmo. No more weak chin for me! Guardalo lì che puzza! Off to Cincinnati jail for this wet squib! This is a job for... Crimson Chin! Chin! Ha! Wrong way! Dai, ma dai! Ma come corre? Cincinnati is safe once again! And we have a new phoenix egg! Let's keep this one away from Vicky! We should get back! We still don't have all the ingredients for the muffin yet! Ci manca la farina e il latte che quella là si sarebbe bevuta sicuramente! Salvare, ovviamente!